Allora mister, delusione? Aspettavi di più? Sì, tanta. Delusione tanta, ma non per il risultato che ci sta, nel senso che vedete che questo campionato quante difficoltà ci sono da parte di tutti, tutte le squadre hanno delle difficoltà, si può perdere con chiunque, lo dico da tempo e anche oggi i risultati dicono questo, deluso non del risultato ma deluso dell'atteggiamento, della prestazione, ma l'ho detto ai ragazzi, io a fine primo tempo avrei fatto, se avessi potuto avrei fatto 11 cambi, proprio 11 cambi, non avrei tenuto in campo neanche uno. E questo non va bene, perché ci può perdere, ci sta. E quindi oggi credo che sia stata la più brutta partita da quando io sono qua. Non ci sono attenuanti, non c'è niente. L'unica cosa che posso dire a loro discolpa è il fatto di aver giocato la terza partita in 8 giorni, però ci è capitato già altre volte. E anche se il secondo tempo abbiamo avuto una reazione più nervosa che dettata dalle idee, però perlomeno avevamo un atteggiamento giusto e che era quello che volevo vedere dall'inizio della partita. Così non lo è stato e quindi quello che ho detto ai ragazzi, guardatevi la partita domani quando avete giorno libero così e che ognuno di loro possa vedere cosa ha combinato oggi e ripeto, l'ho detto anche a loro, non gli voglio togliere niente di tutto quello che hanno fatto fino ad oggi, che è grandioso e che è meritevole solo di applausi perché stanno facendo un campionato eccezionale i miei ragazzi, quindi mi sento solo di ringraziarli per tutto il percorso. Per la partita di oggi, l'ho detto, sono molto deluso per tutto, proprio dall'inizio alla fine. Della partita di oggi non salvo nulla, non c'è niente da salvare. C'è da dimenticarla in fretta, da rimporcarsi le maniche, fare tesoro, perché questo campionato sta andando talmente lento che anche a 12 giornate dalla fine si può fare tesoro ancora di una giornata negativa. Però bisogna crescere in fretta, perché se tutte le volte che ci dobbiamo sedere andiamo al Gran Gala, ci sediamo a tavola e non cominciamo a mangiare perché non sappiamo con che posata cominciare, vuol dire che allora non siamo pronti. E quindi dobbiamo imparare da questa cosa se vogliamo essere pronti a fare qualcosa di importante, perché quello visto oggi onestamente non mi piace e ribadisco, non parlo di giocate, ma parlo proprio di della partita intesa in tutte le sue sfaccettature. Quindi, come vi ho detto prima, i ragazzi sono contentissimi e sono convinto, anzi mi aspetto da parte dei miei ragazzi una grande reazione questa settimana per cercare di ritornare subito, immediatamente a essere quelli che siamo. Sempre primi sulla palla, in particolare nel primo tempo, e questo probabilmente si innesta su un aspetto strettamente psicologico. E poi dico una grande sciocchezza: un eco è disabituato a giocare su campi non troppo a posto come quello di oggi. Forse è il caso di allenarsi in settimana quando si danno prospettiva di una trasferta così, di allenarsi magari su un campo virgolette un po' più sporco. Non lo so, l'adattamento. Non basta un allenamento o due per dare un adattamento a una cosa diversa da dove ci alleniamo noi, che in questo caso è sintetico. L'adattamento è molto, ci vuole un po' più di tempo, quindi non credo che ci sia una soluzione a questo, semmai fosse un problema, però non credo che sia questo il problema. Io credo che sia più, non lo so, che possa essere fisico perché, ripeto, abbiamo giocato la terza partita in 8 giorni. Di scelte, magari ho sbagliato la formazione, ho sbagliato le scelte, ho sbagliato i cambi, quindi probabilmente può essere un problema mio, può essere psicologico perché tutte le volte, ripeto,
se altaleniamo sempre è una prestazione importante, è una negativa, vuol dire che ci manca la continuità o non riusciamo a tenere alta l'attenzione, non lo so, ripeto, forse sono tutte queste cose messe insieme, è molto più probabile che tutte queste cose messe insieme, perché poi tutte le volte che dobbiamo reagire comunque questa squadra reagisce immediatamente e quindi, ripeto, però dipende da cosa si vuol fare, è sempre molto semplice, è che non è che dici io non voglio andare, io non voglio fare, no, bisogna capire. Io dico sempre che le squadre poi che vincono sono abituate a vincere e quindi tenere alta la tensione dopo 3 vittorie consecutive e continuare sullo stesso trend vuol dire che ci sono dei giocatori, dei gruppi, delle società, tutto l'insieme è abituato a tenere alta l'asticella perché deve vincere e alla fine vincono quelle squadre lì. Chi dà più continuità? In questo momento bisogna fare l'applausi alla Prosesto, che è quella che ha più continuità. Ma non soltanto nei risultati, il fatto che vince, il fatto che non prende gol. Questo vuol dire che è quadrata, che è compatta, che è unita, è quello che vi ho detto dei giorni scorsi e delle settimane scorse. Tanto questo campionato alla fine lo vince chi riesce a fare un filotto. Probabilmente con 60 punti va in B e con 48 rischi di fare il play-out, visto i ritmi che stanno tenendo. Quindi... torniamo a pensare che ci manca ancora qualche punto per essere salvi, anche se il paradosso è questo, siamo a 4 punti dalla prima, ma la prestazione di oggi non ci fa guardare, non ci deve far guardare la prima, ma dobbiamo, dipende, sai, la prestazione dell'ultima prestazione di mercoledì ci faceva ambire a qualsiasi posizione, quella di oggi no, poi dopo quella precedente sì, quella no, vai a capire. Bisogna capire in fretta cosa siamo in grado di fare. La scelta iniziale per cui la partita non si sapeva che sarebbe l'anno per non avevi, non sapevi bene cosa avresti fatto nella tua squadra. No, io sapevo benissimo cosa avrei trovato, lo dici te che non lo sapevo, io sapevo cosa poteva darmi. Sì, ho capito, ma io lo so perché li vedo in allenamenti, non hanno fatto una buona, non ha fatto, soprattutto il difensore non ha fatto una buona prestazione, ce ne siamo accorti, era in difficoltà, ma non solo lui, è in difficoltà tutta la squadra. Il primo tempo, ripeto, non è un problema di Bianconi né di Bonino, è un problema... tutta la squadra, ma il secondo tempo non è che abbiamo fatto tanto meglio pur avendo messo degli innesti, sì, leggermente meglio, abbiamo concesso poco e ci abbiamo messo un po' più di nervo, ma abbiamo fatto veramente, ripeto, faccio fatica a pensare a qualcosa da salvare in questa giornata, quindi non credo che sia un problema di singoli, assolutamente, perché alla fine del primo tempo ho pensato, sì, ho sbagliato la formazione, ma l'ho sbagliata tutta, dal primo all'ultimo, non in due elementi. Poi, avendo 5 cambi, è chiaro che ne faccio 3. Ne ho fatto uno alla fine, verso la fine per infortunio, ne ho fatti 2 alla fine del primo tempo, poi ne abbiamo fatto un altro per infortunio, e quindi non è che ci si può inventare chissà cosa. Però in una giornata in cui tutti, ma proprio tutti, sono fuori dalla partita... faccio fatica a cambiarli tutti, quindi devo cambiare il più possibile. Quindi non sono pentito di quello che abbiamo fatto. Le aspettative erano diverse, però non sono pentito. Grazie. A posto? Sì.